L'ho tirata fuori. Vieni qua! Mani in alto, schifoso! Devo tenere il proiettile, cacchio. Sei qui? Signora? Vieni da lì, porca zozza. Sì, è una fattoria. Ah! Mimic Search. Un nuovo gioco di Bruno Liegi, Baston Liegi. Non vedevo l'ora di cacciarmi in un altro horror stile Chillas Art. Sono Gabby16bit, signori, e sono alla ricerca di un mimic. I mimic sono quei mostri che fanno finta di essere degli umani. Gli rubano le sembianze. Ehi, dovrei investigare la scena del crimine. Come? Oh, ragazzi, accendi la torcia. C'è qualche mimic qui? Mimicaco! Detective Gabbialondo, al vostro servizio. Sangue, una macchina aperta. Ehi, agente, tu sei un mimic? Tu... Quindi, che è successo qui? Una macchina abbandonata e un lago di sangue, ma nessun cadavere. E non hanno rubato niente di valore. Quindi probabilmente è un mimic. Cos'è? Giungo subito a questa conclusione. Sì, credo che sia ovvio. Ma come? La macchina stava fumando quando sono arrivato qui. E credo che la vittima stesse guidando questa strada e ha dovuto fermarsi. Forse un problema al motore. La vittima ha chiamato i soccorsi, mentre il mimic si stava nascondendo dietro un cespuglio. Che età aveva la vittima? 37 anni, secondo la carta d'identità. Quindi sappiamo che una persona di 37 anni potrebbe essere il mimic. Quest'area è conosciuta per attività del mimic? No, non proprio. Ma sembra che stiano ampliando il territorio. Si espandono le bestie. Credo che quel maledetto sia ancora vicino. Probabilmente dentro la foresta, che se la magna come un ciupa ciupa leca leca. Quindi ti hanno inviato per prenderti cura di lui? Sì, è per questo che sono qui. Sono dell'FGBOI e devo fermare i mimic. Guiderò attorno e chiederò un po' aiuto per vedere se c'è qualcosa di sospetto. Sembra un piano. Hai una mappa dell'area nel tuo computer, vero? Sì, ho tutto. Ottimo. Se vuoi controllare anche tu la scena del crimine, sii mio ospite. Lo farò. Ci vediamo e ti tengo d'occhio, 37 anni. Ci vediamo alla stazione, stai sicuro? È strano che lui sia qua alla scena del crimine, cioè potrebbe tranquillamente essere il mimic che mentre arrivavo ha fatto finta di essere un agente. Però vedete, questa è una normale panda, no? Quindi è impossibile che un agente guidasse una panda. Un sacco di sangue, ma niente sangue. Oh, una borsetta, era una donna, quindi... Salve! Oh! Cretino! Ah, perché stava per investire la mia macchina. Non è stato rubato niente dalla sua borsetta della tizia. Ora suonano di nuovo perché ho l'auto in mezzo alla strada, ma va bene. Ah! Una grande traccia. Ma quindi aveva preso un'altra vittima perché ha letteralmente gli scarponi il mimic. A meno che, non so, magari è... Mimic non è inteso come mostro, ma una persona che ruba le sembianze. Qui? La macchina della vittima. Stare dentro sarebbe stato più sicuro per lei. Qui? Una sigaretta. Ancora calda. Sembra che sia l'ultima della vittima. Beh, ho fatto il detective, ho preso anche un obiettivo. Ho controllato tutto, quindi sigaretta, era una tizia che fumava. Ah, io sono proprio un poliziotto, vedi? Uno sceriffo. Bello. Vabbè, mi rimetto in moto. Ciao, sergente, ci vediamo per le ciambelle dopo. Posso controllare il laptop, lui ha detto. Controlliamo un secondo. Ah, ho la mappa. Posso andare in giro in vari posti. Email da Nathan. Briefing. Ciao, un po' di ore fa ho ricevuto una chiamata anonima da qualcuno con una macchina abbandonata con un sacco di sangue. Non so cosa significhi. Investiga la scena del crimine. Per navigare attorno all'area usa la mappa. Parla con le persone e chiedigli se hanno visto qualcosa di strano. Se trovi un mimic, neutralizzalo con la pistola. Non farti circondare. I mimic sono predatori trainati. Nathan, il mio capo. Io non so esattamente dove sono. Posso attivare le siren head per dimostrare che sono un poliziotto che non scherza? Anzi no, meglio non attrarre l'attenzione. Ok, ho capito dove sono. Sono qua, alla gas station. Poi c'è il motel. Ok, siamo da questa direzione. Perfetto. Posso uscire e fare delle domande. Mi avevano detto di portare un'arma, quindi... Attenti ai mimic, ma proprio è una zona. Se vedi qualcuno che fa finta di essere un altro, chiama subito la polizia. Un mimic ha delle braccia molto lunghe. Non chiude mai gli occhi. Devi stargli lontano ad un mimic. Salve. Lei è un mimic? Eh? Non so, non sembra che chiuda gli occhi però. Cosa posso fare per lei, signore?
C'è stato un mimic da queste parti, un attacco. Dannazione! Questo non va bene per la mia compagnia. Conosci qualcuno che può aiutarmi con la ricerca? Non ho visto nulla di strano. Tutto è come al solito. Davvero? Nulla nulla? No. L'unica cosa che so è che tu dovresti stare attento. Oggigiorno hanno imparato bene a far finta di essere gli umani. E sono più pericolosi che mai. Le persone dicono che si stanno evolvendo e stanno prendendo troppo dagli umani. Grazie, ma questa informazione la sapevo già. Sono un esperto. Sono un gabibbo anti-mimic. Buona fortuna con la ricerca, ufficiale. Però non ha mai chiuso gli occhi. E i mimic non chiudono gli occhi. O è una limitazione del gioco o mi sto cacando addosso. Va bene. Se gli do le spalle... Ok, non mi ha ucciso, quindi non è un mimic. Va bene, va bene. Non c'è problema. Posso controllare se aveva roba strana. Posso anche sbirciarlo se si trasforma. Ho anche una torcia io per queste cose qui, per controllare che non mi menta. Ma vuoi che sia il primo arrivato? Non può essere il primo arrivato. Non è un mimic. E non ho preso neanche niente. Allora andiamo al motel a questo punto. Il motel è qui davanti. Motel, ma bel, che bel motel. Andiamo al motel. Eccolo qua sulla sinistra in tutto il suo orrore. Uno di quei motel che si trovano in mezzo al nulla. Mi spaventa assai, porca trota, motherfucker. Cavolo, tipico, tipico degli assassini, degli spacciatori, dei drogati. Sono sempre così i motel abbandonati. Potrebbero cambiargli forma. Questa forma attira i mostri. L'hotel quadrato, pratico, non buono in questo caso. Andiamo qui e controlliamo che c'è. Salve! Ehi là, signore, tutto bene? Posso aiutarla, signore? Sì, sono qui perché sto cercando un mimic che sta lavorando su queste strade. Per caso sai come aiutarmi? Un mimic, dici? Dannazione! Speravo di non incontrarne mai uno di quelle robe. Io non ho notato nulla di strano. Ma c'è una fattoria ad est di qui. Forse loro possono aiutarti più di quanto io possa. Potresti anche seguire la strada a nord. C'è un'area che una volta facevano il campeggio. Va bene, grazie per l'aiuto. Devo investigare. Controlliamo comunque che sia tutto normale anche qui. Mi sembrava sincero. Però sono bravi ad essere sinceri. Quei maledetti truffatori. Bugiardi. Potrei anche controllare un attimo il motel. Magari contiene... altre persone? Potrebbe essere. 5. 6. Cacchiarola, ma c'è qualcosa o è inutile? La fattoria, ha detto. Lui ha parlato prima di una fattoria. Quindi vado prima nella vecchia fattoria. A questo punto faccio così. Era al centro. Che casino. Vi immaginate andare da soli nella foresta? Non me lo immagino. Ha detto che c'è la fattoria. Chi me la fa ciuffa? Devo andare. Potrebbe... Secondo me mi sta osservando in questo momento. Aspetta, aspetta il momento giusto per prendermi alle spalle. Dove sto andando? È una fattoria questa? Non lo so. Lo scopriremo ben presto. Salve. Sì, è una fattoria. Oh! Pazzo! Posso aiutarla, sceriffo? Sì, abbassando quella dannata arma! Sei il proprietario di questa fattoria? Sì, è la mia proprietà, signore. Sono qui perché sto avendo notizie di un mimic che sta andando in giro per l'aria. Conosci qualcuno che può aiutarmi? Fammi pensare un secondo. No, non proprio. Non ho notato nulla di strano. Tutti i mimic che dicono così. Ho anche sentito delle notizie di persone che l'hanno visto negli alberi. Personalmente non ho paura di loro perché è un fucile a pompa in mano. Chiudo sempre tutte le porte e tengo il fucile vicino. Grazie per il suo tempo, signore. Se nota qualcosa di strano, mi faccia sapere. Buonanotte. Buonanotte e stia al sicuro. Ok. Dove va sto tizio? Controlliamolo per bene. Beh, se aveva un'arma probabilmente avrebbe saputo difendersi. La porta è chiusa e non vedo segni di scassinamento della casa. Quindi non è qui. Potremmo però controllare nel suo pagliaio, giusto per vedere se c'è qualcosa di sospetto, eh? Eh? Nascondi qualcosa al tuo sceriffo gabbianissimo? Niente? Nada. Volevo farlo sbircione, ma niente. Allora, la fattoria l'abbiamo vista, quindi possiamo tirarla via. La fattoria.
Però c'è anche il trailer park. Non voglio perdermelo. Ok, andiamo prima a vedere il trailer park. Poi facciamo retromarcia e andiamo negli ultimi due. E credo che li abbiamo fatti tutti. Bisogna farli tutti, altrimenti non sono contento. Bene, benine, benito, benino, banino, banana. Ci siamo! Tornati in carreggiata, in pista. E adesso vediamo cosa c'è sulla destra. Me gusta. Me gusta la storia del Mimic. Ok, destra, 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 destra. Le strade qua si spaccano a metà. Ma sono tornato al luogo dell'incidente? C'è una macchina qui. Ew. Che ci fa qua? È un parcheggio? No, non mi fido. Signore, tutto bene? Che succede, amico? Si è rotta la tua macchina? No, è solo che il motore si è un po' surriscaldato. Sto aspettando che si raffreddi prima di guidare. Ho sentito che in questa zona c'è un Mimic. Tu hai qualcosa che mi possa aiutare? Sì, sono io. Lo sai che questi stupidi scherzi possono mandarti in prigione? Scusa, era un brutto scherzo. Per questa volta ti lascio passare. Devo continuare la mia ricerca ora. Stia al sicuro, ufficiale. Buona fortuna con la sua ricerca. Ok, mi era venuto un colpo al cuore quando me l'ha detto. Però non sembra che sia un Mimic. Mi avrebbe già ucciso. Ma io ho una pistola? Dovrei avercela da qualche parte, ma non la vedo, cacchio. Probabilmente ce l'ho, ma la tirerò fuori il momento giusto. Mamma mia. Mamma mia. Pensare che il Mimic potrebbe uccidere anche lui. Dovrebbe esserci comunque un parcheggio, se tutto va bene qui avanti. Ho trovato una sorta di luogo di campeggio. Cos'è sto posto? Ma dove sono finito? Sì, è un campeggio delle roulotte. Sono al camping spot, probabilmente. Quindi da queste parti c'è anche una cabina? O sono al trailer park? Forse è il trailer park. Va bene, sì, sembra una sorta... Vabbè, li troveremo, dai! Li troveremo! Salve! Come va, signori? Io non parlo con i poliziotti. Volevo solo farvi alcune domande. Come ho detto, io non parlo con i poliziotti. Niente, è ubriaca. La mettiamo in galera. Ma che diavolo fai? Ah, calmati, amico, e smettila di bere con la bocca chiusa. Si beve con la bocca aperta. Alle persone non piacciono i poliziotti qui. Fai veloce. Sono qui perché sto investigando. C'è un Mimic nell'aria. Ed era vicino alla stazione del gas. Cavolo! Lì ho preso la mia birra. Ma fa ancora quel posto, costava troppo comunque. Che cattiveria ste persone. Hai qualcosa che potrebbe darmi una mano? No. Sto bevendo tutto il giorno. Non c'è niente qui. Le persone qui non credono ai poliziotti. Noi sappiamo che è il governo che li fabbrica per tenere la popolazione sotto controllo. Voi non volete bene le persone comuni. Li usate per eliminarci. Non è assolutamente vero. Altrimenti non andrei in giro per ucciderli. Quindi, hai notato qualcosa di strano in questi giorni? No, niente. Tutto come al solito. Guarda, cerca da un'altra parte, poliziotto. Beh, buonanotte, signore. Cavolo. Cercare un'altra parte? Sembra quasi che non vogliano che io cerchi qui, eh? Sembra quasi che non vogliano che io cerchi in questo maledetto campeggio, eh? Maledetti schifosi. Magari c'è qualcosa, no? Sento odore di pericolo. Lo fiuto. Non hanno tentato di uccidermi, questo è un buon segno. Ma forse sanno che non devono mettersi contro i poliziotti. Ok, ci siamo giusti. Oh! Questo tizio non mi piace per niente. Salve. Sei un Mimic. Hai le mani da Mimic. Mimica tutto. Ha qualche risparmio, ufficiale? Ecco qui, prendi questo soldo. Grazie, grazie mille. Sono qui per investigare un Mimic. Hai qualcosa con cui puoi aiutarmi? Un Mimic? Oh, che roba brutta. Davvero brutta. Ho sentito delle urla a volte. Di notte. Ma vedi la strada che va avanti qui? Credo che lì ci sia una casa. E? Le urla venivano da lì.
Credo. Dovresti controllare. Credo che debbo. Grazie. E stai lontano dai guai. Certo, ufficiale. Secondo me è un mimic. Fa così e poi t'ammazza. Poi c'è anche una strada qui a sinistra. Per la via. Però prima di andare in quella voglio vedere anche il campeggio. Per sicurezza voglio proprio controllare tutto. Non voglio perdermi niente. Non voglio andare a casa senza aver controllato ogni zona. Quindi alla casa ci andiamo. Ma tra poco. Ok. Ecco qua, zona campeggio. Ecco qua. Possiamo uscire e controllare l'ultima delle zone. Ehi là, mimimimimuccio. Salve, c'è qualcuno qui? Che cosa vuoi? Sono un ufficiale della polizia, sono qui per investigare un mimic. Posso parlarti? Possiamo parlare, ma io tengo questa porta chiusa per la mia sicurezza. Va bene, non è un problema. Quindi, conosci qualcuno che può aiutarmi? No, non me. Ma c'è un barbone. L'ultima notte è venuto nella mia tenda, voleva dei risparmi. Ha detto alcune cose che ha sentito... ok, il tizio di prima che ha sentito le urla. Credo che mi volesse prendere in giro. Ad ogni modo, se vuoi parlargli, vai a sinistra. Ok, perfetto, grazie mille. Sia sicuro. Ok, quindi il mimic, secondo me, lui ci vuole portare in trappola nella casa. Qua vedete, c'è la tenda. Ma il tizio... ok, non c'è nulla di strano qui. È lui, è lui il mimic. È il barbone. Ti ruba pure i soldi. Non è vero che non rubano gli oggetti di valore. Ti ruba i soldi e poi ti ammazza. Funzionano così. Hanno imparato dagli umani. Porca trota. Si sono evoluti troppo. O disevoluti. Non lo so. Vediamo se c'è ancora il tizio. Probabilmente sì. Però devo andare a casa. Potrei investirlo con la macchina. Se lo investo con la macchina abbiamo risolto il problema. Salve. No. Ok. È un pezzo di marmo. Come sempre. Andiamo a vedere. Non mi fido, ragazzi. È una trappola. È una trappola, ragazzi. Ci stiamo infilando. Dove non dovevamo infilarci? È il barbone, il mini. Mimic barbone. Porca vacca. Quello più insospettabile si è scelto. Veramente, mi sto infilando dentro la foresta. Quanto dura? Però la casa l'ho trovata. Ok, non ci resta che controllare. La porta è spalancata. No, la poli... non ho neanche una proiettile. Non ho niente. Non ho una pistola. Cavolo, signora! Tutto bene? Signora! C'è un uomo per lei. Sento urlare. Qualcuno sta urlando. Dannato mimic. Ho una pistola. Si gode. L'ho tirata fuori. Vieni qua! Mani in alto, schifoso! Devo tenere il proiettile, cacchio. Sei qui? Signora? Viene da lì, porca zozza. Fanno un urlo orribile, come una strega, come la strega di Left 4 Dead. E mi lascerà dead se non mi sbrigo. Si sta avvicinando alle urla. Mi tremano le mani. Mi tremano le cacchio di mani. Devo sparargli. Oh, mamma, è enorme sta foresta. Ragazzi, preparatevi. Tenetevi duro. Tenetevi duro. Porca vacca. Porca zozza. È qui. È qui. Credo che sia qui. Salve. Oh, l'ho trovata. Mamma mia, ma... si sta facendo... sta prendendo il suo tempo. Porca cane. È vicina? Dietro l'albero? Eh? Cacchio! Cacchio, che paura! No. Troppi alberi. Urla? Urla? Oh! Oh! L'ho sentito! È qui!
È qui. Dai, bestia. Qua è. Qua sopra. Lo sento. Oh! Oh! Porco schifo! Meno male, mi sta seguendo. Ho neutralizzato il Mimic. Mamma mia, lo sentivo. Mimic Search. Che schifose bestie che sono. Se mi avesse preso, sarei muerto. Sarei muerto. Ma l'ho ucciso. Sono stato bravo. Siamo andati a fondo della situazione. Un Mimic in meno in questo mondo. Aspettate. Meno male che io non sono un Mimic. Ah.